Se in città il tempo buono si fa attendere, sulla costa abruzzese l'estate è già iniziata da un pezzo e gli aquilani che amano le vacanze e che alle vacanze non rinunciano hanno riscoperto la costa abruzzese per le vacanze lunghe, ma non solo, anche per i weekend mordi e fuggi. Del resto negli anni l'offerta è aumentata e le località balneari abruzzesi non hanno nulla da invidiare alle altre. Nel 2018, tra l'altro, è arrivato anche il riconoscimento delle bandiere blu, con l'Abruzzo che è arrivato a quota 9 con l'ingresso di Scanno. Qualità del mare, ma non solo, anche gestione del territorio, vivibilità in estate e valorizzazione delle aree naturalistiche. Quest'anno le spiagge con acqua cristallina lungo lo stivale hanno raggiunto quota 368, pari al 10% di quelle premiate a livello mondiale in 175 comuni. Tutte confermate le 8 bandiere blu costiere: Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi, Fossa Cesia, Basto, San Salvo e Scanno per il lago. Nella zona di Roseto, e lo mostrano anche le immagini, ad esempio a Colonia Spiaggia, il campeggio non è mai tramontato, anzi sempre più aquilani lo scelgono come meta per tutta l'estate. Lo storico Store Camping Village della catena Club del Sole, con le sue 4 stelle, coniuga il comfort dei più moderni villaggi turistici alla bellezza della natura, spaziando tra le diplog e i camper. Tantissime, infatti, oltre al camping in sé, le proposte all'insegna della comunità, del benessere e del divertimento. L'Abruzzo cresce anche così, grazie a chi ha voglia di investire sulla bellezza di un territorio che ha molto da offrire.